Buongiorno a tutti! Io sono Serena, oggi insieme alla mia aiutante Valentina e siamo qua con un haul estivo di Pumpkin! Io spero ci sia tutto quello che era stato messo nel carrello perché me lo dava in due pacchi separati, quindi speriamo, altrimenti ne facciamo un altro, vero Divide? Sì. Allora, Valentina ha estratto il primo pacchetto. C'è qualcosa di rosa, vediamo cosa contiene. Questo mi piace anche troppo. Ah sì, oh che grande. Questa è una t-shirt per me, tutta rosa, con le manichine un po' a volant, con il bordo che sembra fatto di uncinetto, non so come definirlo. C'è il bottone dietro da legare il colletto. Però mi sembra un po' abbondante, nonostante sia una taglia 36. È un po' larga, ma sembra carina. Poi magari facciamo un... dai, un po' ampia, però mi piace. Mi piace molto, Vale? La vorrei io. È approvata? Questa è la t-shirt. Molto carina. Sì. Magari adesso con la tuta starà male, ma... Secondo me infilata è più carina. Sì. Piace proprio questa fantasia. Bella, bella, bella. Voglio veramente. Qua abbiamo qualcosa di viola. Vediamo un po'. Mi sa che questo è un po' da bimbina. Qui c'è una gonna. Bellissima, sì, è per te. C'ha due strati, l'ultimo, quello sopra è in tulle, con tutte queste belle farfalle, ma veramente fatte bene, guardate. In rilievo, è stupenda. Abbinata, tu tieni la gonna, amore, abbinata a un toppettino con le manichine. Con i volant che richiama il tulle della gonna corta, guardate che meraviglia, che bel set. Poi lo proviamo, è tipo questo topolino che ha quelle orecchine carine. Qui dentro c'è qualcosa di verdino, di verde Tiffany. Allora, qui abbiamo i pantaloncini, guardate che estivi, con questi disegni, con questi Questo bello fiori. Queste non so cosa sono, sembrano pigne, ma il colore è bellissimo. rende poco sulla camera, probabilmente è la luce un po' stupidina, ma è stupendo. Guardate qui, che pantaloncino, dovrò provarlo. Abbinato la magliettina un po' corta, un po' crop, con la scollatura a V, con gli stessi disegni, e dietro ha la cerniera. Non riesco ad aprirlo bene. Ha la cerniera, mamma mia, che si può aprire così. E questa è una 36, veramente veramente carino questo set. Molto fresco, molto estivo, non vedo l'ora di indossarlo con il pantalone a vita alta. È molto molto carino. Sì. Ti piace, Vale? Sì, Approvato? troppo. Questo è il set. Non è male, forse è un pelino ampio. Qua devo ricordarmi di prendere, però è bello anche a vita bella alta. La scollatura è giusta, non è esagerata. Adoro le maniche. E anche come veste dietro, proprio fresco. Mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo avanti, vediamo cosa ha estratto la signorina, la mia valletta. Ah, questo qui. Adesso vediamo qual è.
penso sia la mia. Questa è una t-shirt bella, molto particolare, bella, con questi colori giallo, nero e bianco che mi piacciono molto insieme. Dietro ha la particolarità, adesso non so, aiutami Vale, tieni, non so se riusciamo a vedere, ma ha come un nodo, vedete? E resta aperta sotto, eppure c'ha la scollatura a V sulla schiena. Mi era piaciuta parecchio. E questo fa parte di un set che mi hanno consigliato su Shein. Un set tipo, possiamo definirlo mamma e figli, una cosa così, io e mamma. Vediamo cosa c'è. Infatti qui abbiamo il resto con gli stessi colori, qui c'è la carta, con gli stessi colori abbiamo una camicia per Stefano, vedete? Bella, è molto bella. Molto molto carino, con gli stessi identici colori, guarda che va quasi bene a me, con gli stessi identici colori della mia blusa. Questa è molto leggera, questa ho preso una taglia 9 anni, ma Stefano è molto alto, e quindi 9 anni va bene. E infine c'è la versione sempre uguale, ma il vestitino da bimba. Ma no, è per me, Vale. È per me, mamma. È piccolino per te. Con gli stessi colori, con lo stesso tessuto, molto fresco e non è nemmeno trasparente. Per Valentina abbiamo preso un 120, arriverà un po' sopra il ginocchio, poi vedremo insieme. Il terzo pezzo del set coordinato, molto molto carino. Proseguiamo. Il mio colore preferito è rosa. Il suo, il mio no, vero? No. Questo è un altro set con top corto, me lo immaginavo un pelino più lungo, ma è molto molto carino. Questo toppettino crop con l'abbinato e il suo cardigan, chiamiamolo. Uguale, mi piace. Veramente fatto bene, anche perché non è trasparente, che ogni tanto capita che le cose siano trasparenti. È una 38 e il colore, devo dire, che è stupendo. Penso che la mia amica Veronica, ciao Veronica, saluta Veronica, ciao Veronica, le piacerà, perché mi sembra di capire che è il suo colore preferito. E così, questo è un set abbinato. Qui abbiamo il top molto molto crop, carino, e qui c'è il suo cardigan, mi viene da chiamarlo, molto carino, a parte il colore che adoro, stupendo, mi piace da matti. Certo che ovviamente con questa tuta proprio no, ha una lunghezza giusta come quello che usavo negli anni 90. Mi piace, anche portato un po' più basso. Qui abbiamo un altro abitino per Valentina ed è un top, un po' crop, in versione con spallina e manica in tulle. Questo lilla poi è stupendo e mi piace molto questo taglio un po' particolare. Abbinato alla gonna, al pantaloncino, molto molto fresco, speriamo ti vada bene perché mi sembra molto grande. Però c'ha il passante per mettere la cintura e allora ci salviamo. Questi, oh santo cielo, ah, va bene. Dei guanti lunghi in simil raso. Perché? Perché ci sono dei guanti lunghi che mi arriveranno fino quassù?
chi lo sa. Abbiamo dei guanti, non lo so, li useremo a carnevale o qualche soirée molto particolare. Guanti lunghi. Qui abbiamo un supporto per il telefono. Facciamo disastri. Un supporto per il telefono da avvitare, così da mettere magari sul tavolo o per portare in giro, per inserire il telefono così, che magari è più comodo. Sì, c'è il suo supportino, treppiede, non male, si avvita, qua si blocca, c'ha lo spazietto, sì, questo va bene da portarsi in giro. Qui abbiamo, ho capito cos'è. E chi sono? Questi sono della mamma. Uffa. Ma come uffa? Ti voglio io. Questo è una catena, questa. Lunga. Per gli occhiali. Mi piaceva molto. Da applicare agli occhiali, da portare così. Adesso io non uso gli occhiali da vista, ma volevo inserirli, non lo so, o sui Bulgari o sui Dolce & Gabbana. Vediamo su quali occhiali stanno meglio, forse sugli Chanel con le perle. E c'è questa catenella molto molto carina. Poi io sono un amante delle perle, vabbè queste sono finte, però mi piaceva l'abbinamento con la catena, mi ricorda un po' lo stile Chanel. E abbiamo una catena per gli occhiali. Scarpe? No, queste le voglio io. Queste le voglio io. Ma quando sarai grande, amore mio. Guardate, falle vedere tu come sono belle. Abbiamo dei sandali. È la prima volta che provo le scarpe, i sandali, insomma stivali, qualsiasi tipo di calzatura su Shein. Ma questi mi sono piaciuti molto, anche perché le recensioni dicevano che erano super comodi, hanno un tacco medio-basso per i miei standard, io generalmente uso 15 cm di tacco, vista la mia altezza, quindi qui abbiamo... Valentina si sta provando i sandali e sono veramente, veramente carini. Hanno questo elastico dietro, bello morbido, così non dà nemmeno fastidio, ed è molto 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 carino, con queste applicazioni su questa plastica trasparente di fiori stupendi. Anche il fondo è molto molto carino, ci ha disegnata questa scarpa stilizzata. Ho preso un 39, io ho il 39, speriamo non sia grande, mi sembra molto lungo, però sono veramente carini, con il tacco trasparente. Non avevo nessun tipo di scarpe così. Belli belli questi sandali. Qui abbiamo i sandali dall'alto, sono veramente comodi. Vedete, è proprio un bel sandalo, comodo, comodo, comodo. Approvato! E abbiamo la cintura per il completino di Valentina. Eccomi qua di nuovo con il secondo pacco di Shein. È arrivato il giorno dopo rispetto a quello di ieri, quindi ho pensato di inserirlo direttamente in questo video. È un po' più contenuto come quantità. Vediamo cosa contiene. Una tuta intera, adesso non so come farvela vedere, con il pantalone ampio così, con il corpetto a vita alta e le coppe sono rinforzate. Sembra carino, il materiale anche non è trasparente. Mi piaceva questa fantasia così, molto fresco, molto estivo. Mi piacciono molto le tute. Devo dire che sono state una scoperta dell'anno scorso, perché io le ho sempre sottovalutate, nel senso che io, essendo molto bassa, pensavo mi abbassassero ulteriormente. Invece, grazie a una commessa di un negozio che mi ha fatto provare assolutamente questa tuta, non questa, un'altra, è stata una rivelazione, quindi...
proviamolo. Allora, questa è la tuta che con i tacchi ha la lunghezza perfetta. L'unica cosa, qui è un po' largo, un po' ampio, non so come dire, e qui fa un po' di, dovrei stringerlo un pelino, allora così sarebbe perfetto. Però nel complesso non è male. Dietro resta un po' bassino, ma adesso ho tenuto il reggiseno proprio perché è ampio qui, non vorrei mi scappasse qualcosa. L'effetto che fa qui non mi piace molto perché mi fa risaltare la panza, però anche magari con una cinturina dorata non è male. Mi piace molto il pantalone così ampio. Mi piace. E l'altro pacchettino cosa contiene? Questo qua era un po' che gli facevo la fila. Ed è un abito stile tubino, un po' più pesantino come consistenza, quindi più autunnale direi, perché smanicato, con la cerniera dietro, con le taschine finte qui sul davanti. Mi era piaciuto molto, visto sulla modella ovviamente. Penso che questo qui sia abbastanza un passepartout, è leggermente sbrilluccicante. Mi piace molto, poi sei appassionata io di perle e quant'altro, c'ha proprio questi dettagli qui. Proviamolo! Sì, direi che è proprio carino. Non è affatto male. Ora sono senza la mia assistente e quindi non riesco ad allacciarlo fino in alto, ma è perfetto. Veste proprio bene, lo pensavo fosse un pelino più lungo, ma insomma non è affatto male. Sì, mi piace. Approvato! Questo era il nostro mini haul. Vi mandiamo un bacio grande. Vi ringraziamo di aver visto il video. Vi invitiamo a lasciare un like e iscrivervi al canale. Ciao ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao.